Oggi celebrazioni per l'apertura dell'anno giudiziario. Al centro della riflessione odierna c'è stata la riforma della prescrizione. Una quarantina di avvocati della Camera Penale di Milano hanno sfilato mostrando cartelli con gli articoli della Costituzione come forma di protesta, mentre il procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso, ha parlato nel suo discorso di rischio di incostituzionalità della riforma del ministro Bonafede, che potrebbe, anziché ridurli, aumentare i tempi del processo. Dello stesso avviso il costituzionalista milanese Felice Besostri. Il procuratore generale di Milano è arrivato alle stesse conclusioni cui sono arrivato io alla fine di dicembre, facendo un ricorso che è stato depositato già per il momento a Lecce, ma che intendo presentare in tutti i distretti di corte d'appello, che dice appunto che c'è il rischio di incostituzionalità per violazione degli articoli 25, relazione anche al 111, che è quello della durata dei processi, in modo particolare che la sentenza che blocca la prescrizione riguarda sia le sentenze di assoluzioni senza neanche guardare la motivazione, perché un conto è l'assoluzione, quella vecchia che si diceva per insufficienza di prove, e al conto della soluzione per dire non aver commesso il fatto, o il fatto accertato non costituisce reato e rispetto ad una condanna. In questa questione purtroppo sia i contrari che i favorevoli l'hanno messo su un piano politico. Finché c'è la Costituzione, questo è l'unico criterio per misurare la bontà o la non bontà dei progetti. Alla cerimonia presente anche Piercamillo Davigo in rappresentanza del CSM, il presidente della regione Attilio Fontana, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede e il sindaco di Milano Beppe Sala.